programma nuovo sulla radio della tua città. Il programma radio che ti tira su. Sintonizzati anche tu. Siamo qua anche oggi, come tutti i mercoledì, dalle 16 alle 16.30 per voi, per la vostra mezz'ora di relax su Radio Ticino Pavia 91.8 100.5. Io sono Ste, con me ci sono Dimi, Teo, Paola e Andrea. Come tutti i mercoledì, buongiorno ragazzi. Ciao, 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 ciao. Buon pomeriggio. Benvenuti sull'unica radio di Pavia. Unica. 91.8 100.5 100 quanto pare. Radio Ticino Pavia. Però se ci siete vuol dire che lo sapete, quindi sì, siete dei grandi. Benvenuti e bentornati. Esatto, grazie a Teo per questo preambolo, grazie anche Giglio che è con noi in regia anche questo mercoledì. Allora, come avrete visto, perché ovviamente ci seguite anche sulla pagina Facebook, vi chiediamo questa settimana: bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? E poi cosa c'è in questo bicchiere? Cos'è che lo rende mezzo pieno o mezzo vuoto? Lo stai chiedendo a me? Eh sì. Sono una persona sbagliata, perché per me è tutto vuoto il bicchiere. Se lo sono bevuto gli altri, non so, gli sono arrivato troppo tardi. Sì. E oltretutto però c'ha i bordi sbeccati, per cui No, per me, guarda, sono una persona sbagliata. Ma quello non è un bicchiere, è un punteruolo. È un'arma a taglio, contro un dente, tutto. Va bene, lo chiediamo anche voi, ovviamente se volete risponderci potete farlo sulla nostra pagina Facebook e noi controlliamo, anzi abbiamo già postato la foto, la fottina. Ci siamo quasi. Ma infatti vedevo Paola. Work in progress, sì, sono qui impegnatissima. Sì, sei lì che stai digitando, smanettando. Facciamo vedere il nostro lavoro durissimo che facciamo. E dai, allora andiamo subito con la prima canzone, dopodiché parleremo ovviamente delle multe. Oggi vi parleremo a chi fare finalmente questo ricorso, perché da 5 abbiamo aspettato. Vi diciamo, insomma, potete fare ricorso per questo, per quell'altro ancora. Però a chi fare ricorso oggi ve lo diciamo, sì. Avremo ovviamente la nostra Gaia Scienza, che oggi parlerà di una questione ancora più annosa del bicchiere, ma ne parleremo dopo. Andiamo subito invece con la prossima canzone. Questa è Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Vai. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Allora, andiamo subito con le multe, perché oggi l'argomento è importantissimo, cioè a chi fare ricorso se avete una multa da contestare e sapete che potete farlo. E allora andiamo subito, vai Giglio con la base. Eccoci qui. Oh, adesso abbiamo anche la base. Eccoci. Adesso scopriremo come si fa. Piccola chicca, ovviamente, se l'avrete riconosciuta, questa è la base della stangata, perché ovviamente quando arriva la multa è una bella stangata. Esatto. E dopo questa cosa che ci potevamo evitare, benissimo. No, ricordiamo che ovviamente se esistono delle regole è perché così possiamo viaggiare in sicurezza. Quindi rispettate il codice della strada e guidate con prudenza. Però è importante che tutti rispettino le regole, anche chi deve farle rispettare. Quindi se ci multa e non le rispetta, ovviamente non vale. Allora andiamo subito con la persona, comunque la figura al quale rivolgerci se vogliamo fare ricorso. E chi è questo uomo? Questo uomo cattivo. Cavolo. Ma no, non è un uomo cattivo, perché ci aiuta. No, è quello per fare ricorso. È il giudice buono. Ma no, vabbè, sto scherzando, ovviamente. Sei partito subito. No, comunque, allora, diciamo, sono due possibilità: o il prefetto o il giudice di pace, e soltanto uno dei due, perché ovviamente si dice i ricorsi sono alternativi. O fai uno o fai l'altro, non puoi farli insieme. Anzi, se lo fate e vi scoprono, è una cosa brutta, quindi non fate, cioè potete passare dei guai. Comunque andiamo subito con il nostro consiglio, cioè rivolgetevi al giudice di pace, perché nel caso il prefetto stabilisse che il vostro ricorso non è valido, vi condannerebbe al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella del verbale. Quindi hai provato a far ricorso e mo paghi. Hai fatto perdere tempo e io pago. Quindi insomma, in questo caso meglio rivolgersi al giudice di pace, che invece nel caso il ricorso non vada a buon fine non vi condanna a pagare più della sanzione, però potrebbe condannarvi alle spese, però insomma la multa rimane quella. E comunque poi ci si parla col giudice di pace, quindi siete insomma voi davanti a lui, potete esporre le vostre perplessità e dire insomma per me le cose stanno così, quindi ho fatto ricorso, e può darsi che dica sì secondo me avete ragione, quindi vi ascolto e quindi il ricorso passi. Detto questo, è vero anche che c'è giudice, insomma dipende dalla persona, poi sono sempre quelle cose molto variabili, però comunque è meglio avere qualcuno di fronte col quale parlare. Dimmi perché hai alzato la mano? No, perché dico, magari il giudice di pace è una persona cattiva, appunto diventa un giudice di guerra, non è, scusate la battuta, me ne vado. Balle di covoni di paglia che rotolano addirittura. Vabbè,
Comunque, di norma dovrebbe esserci scritto sul verbale a quale giudice di pace rivolgersi, perché è il giudice di pace competente nel luogo dove voi avete commesso l'infrazione. Se non ci fosse scritta questa indicazione, è questo un motivo utile e valido per fare ricorso. Potrebbe annullarvi il verbale solo il fatto che non sia presente questa cosa. Comunque, poi, se volete fare ricorso, meglio telefonare o alla cancelleria che ritiene competente, chiedete se è davvero lì dove dovete inviare il vostro ricorso. Ma questo c'è scritto. Perché appunto si può telefonare a un numero che non è il classico 800 055 812, che credo che numero è, dimmi, credo che addirittura sia della RAI, forse, quindi va bene. Sì, RAI. No, RAI, Radio Audio Visione Italiana. Va bene. RAI. Se no, sì, all'ufficio contravvenzioni del comune. E come bisogna farlo? Anzi, quando bisogna farlo? Bisogna farlo entro 60 giorni dall'accertata e comunicata infrazione, quindi quando vi viene il tagliandino dal postino, ma soprattutto con ricorso che deve essere A, depositato, e B, spedito con raccomandata andata e ritorno in 6 copie, che non sono neanche tanto poche, firmate in originale alla cancelleria del luogo dove si trova l'ufficio del giudice di pace territorialmente competente. Bravo, sembra anche un po' il Mac Buongiorno, eh? No, non so neanche tanto po'. Ricordate di allegare anche il verbale e i documenti che ritenete necessari per l'accoglimento del ricorso, per cui per esempio foto, eccetera, e fare richiesta di prova testimoniale per fatti rilevanti e suscettibili di tale prova, indicando ovviamente i nomi degli eventuali testimoni. In ogni caso, ricordate che va chiesta l'acquisizione dell'originale del verbale, che consente di rimediare all'errore di trascrizione del veicolo. L'ufficio poi provvede a comunicarvi la data di udienza notificandovi una copia del ricorso depositato insieme al provvedimento di fissazione dell'udienza. Se leggo bene. Mi sembra giusto. Non so, la mia dislessia incipiente. Che probabilmente chi ha scritto questo testo aveva un po'. Carattere 6, una virgolina qua ogni tanto la risparata. Va bene. Il burocratese, esatto. E tra l'altro, se ci dovesse andare male, perché vabbè, può capitare, e vogliamo ricorrere contro la decisione del giudice di pace, dobbiamo appellarci al tribunale da cui dipende l'ufficio del giudice di pace al quale abbiamo fatto ricorso. Di solito si tratta del tribunale più vicino, ma anche in questo caso è meglio fare una telefonata per essere sicuri, perché ovviamente se ci appelliamo al tribunale sbagliato, insomma, non andiamo molto lontano. Per cui, se volete fare ricorso contro una multa, adesso sapete anche come fare, quindi in questo caso giudice di pace, fateci sapere eventualmente se vi interessa anche sapere invece, nel caso vogliate appellarvi al prefetto, anche quello è una possibilità. Secondo noi sì e no, più no che sì, però c'è anche quella possibilità. Scriveteci se volete che vi parliamo anche di questo nella prossima puntata, insieme agli indirizzi dei prefetti, dei giudici, nel caso respingessero la richiesta. In quel caso è un pochino più facile, perché comunque il prefetto fa capo alla provincia, quindi comunque, da qualche parte lo trovi. Esatto, il prefetto basta andare in Strada Nuova, lo trovi, quindi va bene. È lì. Perfetto, allora anche in questa puntata vi abbiamo parlato delle multe, per cui se ci multano non vale, nei casi in cui abbiamo parlato, poi se avete altri casi da sottoporci fatelo pure. Andiamo invece con il prossimo pezzo, questa è Come On di Chiara Grispo. Come on, Chiara Grispo, che tra l'altro è una concorrente dell'ultima edizione di Amici, cioè insomma, Amici? Senti, insomma, il titolo in inglese, il testo in inglese, diceva chissà questa ragazza dove viene, invece è italiana. Vabbè, però canta in inglese, chissà come mai. Ma magari sai cos'è il marketing? Non ci sono più cantanti di una volta, perché sono morti. No, il bicchiere mezzo vuoto era questo, fammi capire. Vabbè. No, insomma, è una cosa un po' strana, no? Anche se. Qua in studio io vedo una persona. Noi abbiamo detto il momento di svelare la non sorpresa lo so, di oggi. Dobbiamo dirlo, esatto. Dobbiamo dirlo. Credo che si possa presentare da solo. Buon pomeriggio Pavia, sono Enrico Ruggeri. Oh, buon pomeriggio. Buongiorno. Come va ragazzi? State bene? Possiamo darle del tu? Ma certamente, siamo tra amici, puoi darmi del tu e anzi vorrei dirvi che la vostra città è bellissima, mi sono sentito accolto. Ma infatti cosa in maniera molto... Sì, infatti. Sono appena andato a presentare alla Feltrinelli di via 23 settembre il mio ultimo libro. Ah, 20 sì? settembre. Però. 20 settembre. Sì. Sì, 23 è tre vie dopo, esatto. Hai ragione. Sì, sì, sì. Va bene, Il mio nuovo libro che si chiama La filigrana dell'anima. Cioè, l'ha cominciato a scrivere la Banca di
d'Italia? Come mai questo nome? Ma sai, questo innanzitutto è un libro che parte da lontano. La vita che si sviluppa e cerca all'interno della metafisica antropologica, certo. Il suo modo d'essere. Vabbè, insomma, c'è dentro molto Kierkegaard. Mi ricorda un po' il Corte Mascetti, questa... No, sì, questa è contro luce, come... Sì, esatto. Una cosa molto impegnata. E l'ha scritto da solo? O... No, l'ho scritto a quattro mani con il mio amico Paolo Brosio. Ah, ecco. Salutiamo, sì, quindi... Salutiamo anche Paolo. Un grandissimo professionista, sì. Certo, e mi ha aiutato nelle parti più ostiche del libro, quando c'era da portare avanti bene la storia, insomma lui c'era. Ma è tutta farina, non so come dirlo senza offesa, ma è tutta farina del vostro sacco. Provo io, avete usato uno scrittore fantasma, un ghostwriter? Diciamo che mi sono spacciato. Io sono sempre impegnato in tournée, quindi ogni tanto ho dovuto anch'io affidarmi a questa nuova modalità di scrittura. E quindi sì, qualche ghostwriter c'è capitato. Writer, io non parlo bene l'inglese, però scrittore. Io sono un fan di David Bowie e quindi so pronunciare se permetti, guarda. Comunque tra l'altro questo ghostwriter, cioè scrittore fantasma, mi dà spunto per un'altra grandissima notizia che magari farà piacere molti fan anche da casa. In esclusiva per voi, quindi insomma sentitevi importanti, perché certo, siete onorati. Primi a settembre ripartirà Mistero e sarò io il conduttore. Bene, quindi sì, a grande richiesta sono arrivate mail in redazione che chiedevano: vi prego, bossare non ne possiamo più. Giovinotto, torni a fare i numeri con le carte. Allora hanno detto: chiamate indietro Ruggeri. Allora ho detto: tra un impegno e l'altro, tra un concerto e l'altro, io ci sono. Poi non so perché, ma sai, i miei promoter sono un po' gente particolare. Tipo adesso sono qui a Pavia e stasera devo andare a Caltanissetta, cioè vi faccio capire. Supersonico. Quindi la prima puntata dobbiamo aspettarcela sul ghostwriter. Assolutamente, giusto? Sì, siete andati a cacciarlo con i vostri dispositivi speciali. Esattamente, c'era la squadra gli Acchiappa Fantasmi, che esistono, ecco, gli Acchiappa Fantasmi. Scrittori fantasmi. Abbiamo messo proprio le luci, quelle sai, rossi, quelle verdi. Sì. Io non sono andato di prima persona perché avevo un po' paura. Mi sono messo nel camioncino, quello della regia, ero sicuro. Sì. Ma è un po' un atteggiamento da guardone, se mi permette. Queste cose è molto meglio vedere da lontano, perché poi guardi il replay, capito? Sì, soprattutto se sono posti isolati, tipo il castello di Zavattarello oppure di Sant'Azzaro. Tanto siamo venuti molto qui in zona perché ci sono movimenti sospetti proprio nella vostra zona. Anzi, voi a casa state attenti, perché vivete in una zona molto misteriosa. Guardi, senza offesa, io l'unico movimento strano è quello che vedo a Varzi quando vedono il salame, però quello è un altro discorso. Vabbè, vostro salame di Varzi è mica male. Tanto io ho suonato la sagra del salame di Varzi proprio. Qua sono 25 anni oggi. Proprio ieri, grandissimo anniversario. Tantissima gente, saranno stati almeno 50-60 tutti. Che credo che sia la popolazione di Casanova Staffora. Esattamente, però... sì, c'erano anche loro, infatti. Immagino. E insieme con quelli di Varzi hanno fatto 60 persone. Sì. Un ricordo più emozionante della vittoria a Sanremo. Sanremo alla fine è una cosa inflazionata. Esatto. È molto più bello. Ti dà molta più soddisfazione partecipare alla sagra del salame di Varzi. Sì, assolutamente sì. Vabbè, allora adesso parto, che ho il treno per Caltanissetta. In treno? Sì, arriviamo fino a Reggio Calabria, poi prendiamo l'aereo. Prendere l'aereo fino a Reggio Calabria? Ci veniva a costare troppo. Certo. Facciamo un viaggio in terza classe con le valigie, con gli amplificatori e le batterie. Legate con lo spago. Bisogna andare un po' a risparmio. Poi adesso cominciamo Mistero. Insomma, bisogna fare questi viaggi un po' all'avventura, no? Per entrare nel mood del. E comunque vi ricordo, la filigrana dell'anima. La trovate in tutti i negozi, non le librerie, nella spazzatura, pescivendolo, c'è la filigrana dell'anima. Edizione purtroppo autoprodotto, perché nessuno me le voleva prendere. Neanche Paolo Brosio, con i suoi agganci in alto, è riuscito. Non c'è stato verso. Paolo Brosio agganci molto in alto. Infatti, lui può contare
montare sul capo, e invece sa com'è Ruggeri con il suo passato da panchettone, purtroppo. Esatto. Vabbè. Comunque, ragazzi, io vi saluto, vi faccio i complimenti per la vostra mille. Trasmissione, che è molto molto divertente. Grazie. Fate parlare la ragazza, perché lei, porco Giuda, lei. Vabbè, comunque, lasciamola parlare, sì, poi sì, troppo emozionata in questo momento. Io sto qui l'aspetto, perché non deve andare a prendere un treno, ragazzi, fatevi fare una trasmissione da sola, quella lì, ve lo dico io. Vabbè, comunque, vado col treno, grazie, ciao ragazzi, buona trasmissione, ciao a tutti, ciao Enrico, ciao. Noi salutiamo il signor Ruggeri, che ovviamente è la voce metamorfica, proprio multiforme, del nostro Andrea Marchesi. Andiamo con la prossima canzone. Bravo, sì, sto parlando proprio a te. Sono appena entrato, scusate, ci stavamo in 5, sono uscito un attimo. Esatto, andiamo con la prossima canzone. Vai Giglio con Alessandra Amorosa, Comunque Andare. Alessandra Amoroso, andare Amoroso, ovviamente. Sì, ma io ho un appunto da fare. La regia, che lamentosa sta esatto. ragazza, ma chi l'ha scelta? No, perché qui ci possiamo soltanto porre una domanda: se è nato prima il lamento oppure l'amoroso? No, perché non è possibile una cosa del genere, dai. In realtà no, cioè, mi spiace no, per chi piace, però ho veramente. Ho la risposta, è nato prima Masini. Basta. Ah! Possiamo andare. Che tra l'altro salutiamoli, perché veramente oggi ci stiamo chiuso. Divertendo. No, salutiamoci nel caso, magari. Salutiamo chi lo Marco sa. Masini, Alessandra Amoroso. Masini e Baglioni, se la giocano. Come lamento, se anche la se, ce ne sono anche tanti se, oggi giorno, lasciamo perdere. Delle volte anche Venditti, però vabbè, praticamente metà dei cantautorati italiani, ascoltiamo musica americana, sì. No, vabbè. Ma è perché in realtà, come disse Palaniuk, l'arte non nasce mai dalla felicità. Quello è vero. Ma quello è vero. Quindi andiamo sulle Giglia, mi fa il segno delle. Oggi siamo filosofici. Molto filosofici. Allora, visto che siamo filosofici, vediamo se sai rispondermi alla domanda filosofica per eccellenza. Tira di più, no. No. È nato prima l'uovo o stai attento. È nato prima l'uovo o il carro di buoi? Però, sai che questa no, sai come si fa quando i politici vengono colti un po' alla sprovvista? Questa è un'ottima domanda. Signor Robinson, il giornalista, quindi poi lo fanno portare mi fuori. Mi ritiro per deliberare. Per deliberare. Sì, sì, poi non era diversa la. No, va bene, basta scherzare. Basta scherzare. Abbiamo la risposta vera? È nato abbiamo prima la risposta vera, l'uovo eccomi o la gallina? Io sono Scienza, la Gaia Scienza, continuo Gaia a presentarmi ogni puntata. Buongiorno, scusate, ma sono emozionatissima perché dopo tutti i complimenti che mi ha fatto Ruggeri, veramente, ragazzi. Sì, oggi però sono ancora attenta, perché secondo me lui fa finta di andare a prendere il treno e poi me lo ritrovo sotto casa. Sì. Perché in effetti prima l'ho incrociato, aveva uno sguardo un po' strano. Occhio. Non vorrei che. Vabbè, sono qui appunto per rispondervi a questa ennesima. Ma scusami, ma avevo sugli occhiali, non ho capito come hai fatto a vedermi lo sguardo. Vado a prendere il treno. Scusate, vado. Che è meglio. Ciao Enrico. Dunque, torniamo a noi. Allora, il quesito dei quesiti per eccellenza: è nato prima l'uovo o la gallina? Ha una risposta. E qual è? È nato prima l'uovo. Lo immaginavamo. Però ci dica perché. Secondo la teoria darwinista dell'evoluzione, no? Tutti gli esseri viventi, nelle varie epoche storiche, ovviamente parliamo di migliaia di anni, hanno subito un'evoluzione fisica. L'uomo ne è un esempio, no? I nostri progenitori. Certi uomini, certo. Poi. In particolare, certi uomini ancora hanno dei tratti che richiamano un po' i nostri progenitori. Non facci da lì la domanda: è nato prima l'uomo o la gallina? Che ancora no, senza risposta. Questa è la prossima puntata, risponderemo. Oggi stiamo sfasando, sarà il caldo. Sì, fa veramente troppo dateci caldo, l'aria condizionata. E dunque, appunto, torniamo a noi. Come per l'uomo, anche la gallina si può ipotizzare che migliaia di anni fa avesse naturalmente una conformazione fisica diversa, probabilmente per sopravvivere anche nelle zone, per spostarsi via mare eccetera, aveva le zampe palmate. Poi cosa accadde? Un giorno una gallina fece un uovo, depose un uovo dal quale nacque la gallina come la intendiamo noi oggi. Per cui l'uovo è nato prima della gallina. Tra l'altro io adesso che ci sto pensando ho un riferimento, era un commento che mi disse il mio professore di filosofia del liceo spiegandoci Aristotele, e ci disse la questione dell'atto e della potenza. E lui spiegò, allora ragazzi, perché è nato prima l'uovo della gallina? Perché la gallina è in atto mentre l'uovo è in potenza. Ed è quindi sempre questo circolo. Quindi andiamo tutti a potenza a vedere quest'uovo, no? Sì, adesso vuole prendere il mio posto. No, mi no, sa, no, no, può diventare ricordo, qualsiasi cioè cosa, quindi, quest'uovo. Se è in potenza.
potenzialmente, sì, no, potenzialmente. Sì. No, non era una battuta. No, vabbè, però poi non si capisce più quando scherzo. No, no, è preoccupante questa cosa. Grazie, dimmi comunque. Non c'è di che gara. Hai aggiunto. Sì, però adesso stai nel tuo, eh. Ok, va bene. Va bene, grazie anche oggi alla signorina Gaia che ci ha illuminato su questo quesito filosofico. Quindi è nato prima l'uovo. Abbiamo la conferma. È nato prima l'uovo. Se ce l'ha detto Gaia, noi ci crediamo. Per cui certo, esatto. Io solo la verità. Ma l'uovo era la coca oppure tu sei la verità? Io solo la verità. Addirittura, vi dico. No. Stiamo sconfinando. Io solo la verità vi dico. Ascoltami, però, perché sennò. Fortuna che si è persa anche la mia battuta squalida. Quindi. Che l'ha detto sta frase, sì. Hanno deciso di sì, oscurarci. Esatto. Questo impeto con di regia. Con la canzone di Adieus. Va bene, allora ringraziamo Gaia Scienza, che ovviamente grazie è la nostra speaker Paola Mogni. E allora andiamo. Quanto manca, Giulio? Fammi vedere, abbassa un po' la tendina. Come siamo? Ma no, ah sì, è vero. No, allora andiamo subitissimo con il classicone che oggi ha scelto per voi Andrea, e quindi ve ne parla lui giustamente, vai. Grazie, molto volentieri. Allora, il classicone che ho scelto io per oggi è del mio gruppo preferito, che sono gli U2. Wow. Meglio conosciuti come U2 in casa nostra. Mi stavo chiedendo, ma chi sono questi U2? Il loro nome è U2. Vengono pronunciati U2 ovunque tranne in Italia. Che vuol dire anche te, incredibile. U2. Esattamente, sì, no, vuol dire sì. Anche qua per via in zona può sembrare Tucciu. Basta, stiamo sparando. Scusate. La canzone è la mia canzone preferita. È una canzone che secondo me è universale, nel senso che parla di tutto. Parla di amore ma anche di odio. Parla di riunione ma anche abbandono. La canzone del 1991 dall'album Achtung Baby, in tedesco. Si pronuncia Achtung tedesco. Achtung Baby. E la canzone è One. Attacca. Bella veramente tantissimo questa, sì, canzone. Grazie ragazzi, questa, immortale, eh? Veramente. Anche poi anche il testo che me l'ho letto così e... Testo uno, credo che sia uno dei testi migliori della storia. Mi pare che l'abbiano eletto, non so quale, insomma, quale ambito, quale contest, il miglior testo scritto in inglese di sempre. Sì, addirittura. Ho letto anch'io. Sì. Però, sì. No, immagino nell'ambito musicale. Però insomma, e su questa notizia così ci tocca chiudere, che oggi abbiamo sforato tantissimo. Però tu avevi da fare un saluto. Sì, vabbè, per salutare innanzitutto, saluto tutti voi ascoltatori che oggi ci avete ascoltato, ma soprattutto facciamo gli auguri di compleanno a Tarita Ciamballi, che è una mia amica che lavora in ferrovia a Lodi, tra l'altro. Auguri, che oggi fa gli anni, che quanti sono? E non si dice. Non si dice. Maleducato. Tra l'altro, nel senso, la saluto pure perché sabato mi ha invitato al suo compleanno e io dovrò andare a vedere il suo compleanno invece di vedermi Italia-Germania, no. Che volevo starmene a casa davanti al divano, bermi birra, frittatore con il... di cipolle rotto libero. Volevo farglielo la faccia d'ora di bermi una birra e lo dog con i crauti, sai quando viene il pastone? Il pastone tedesco, giusto? Sì, in sì, silenzio il radio non si può. Devo fare i grilli? Sono grilli un po' particolari. Grilli mutanti darwiniani. È uscita una cornacchia. Sì, no, per fare la citazione per chiudere sembrava un po' il ringhio che fa Giacomino quando al telefono col suocero, no? Esatto, sì. Su questa citazione cinematografica del cinema mondiale chiudiamo questa meravigliosa quinta puntata. Grazie per essere stati con noi su Radio Ticino Pavia 91.8 100.5. Vi saluta il vostro Ste, vi salutano anche Dimi, Teo, Paola e Andrea. Ciao. Vai, a ragazzi, tutti, con saluti. Grazie, alla prossima. Ci ritroviamo qui mercoledì prossimo sempre dalle 16 alle 16.30 su Radio Ticino Pavia. Grazie a tutti. Ciao. Buon pomeriggio.